ci prepariamo per la liturgia eucaristica nella memoria. Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, è davvero una gioia partecipare insieme con voi nel rendere lode e onore a Dio per questo grande santo, San Giovanni Battista, che è il patrono di questa comunità. Saluto il carissimo Don Biagio e lo ringrazio per avermi rivolto l'invito a presiedere questa celebrazione eucaristica. Saluto il signor sindaco Gabriele, stai bene? Meno male. E naturalmente nella sua persona tutta la comunità di Patù, che devo dire la verità, ormai forse vi conosco vecchi, perché è da un po' di tempo, no, che ogni tanto Gianluigi prima, poi Don Biagio mi hanno sempre invitato, non so perché, forse perché sono alto, non ho capito il motivo. Comunque è un piacere per me tornare a Patù e stare insieme con voi, anche se soltanto per questo momento di preghiera, che è il più alto poi di tutti. La preghiera della messa c'è tutto per noi cristiani, la messa d'incontro con Gesù, e oggi vogliamo ringraziare il Signore e chiedere attraverso l'intercessione di San Giovanni Battista un'ulteriore benedizione, protezione, accompagnamento
per la vita di questa comunità, per le famiglie, per i bambini, per gli anziani, per gli ammalati, per i giovani, cioè per tutta la comunità, soprattutto in questo tempo che stiamo vivendo in Italia, nel mondo, tempo della pandemia. Già si dicono le parole del ricominciare, di un nuovo inizio, di un ripensare le varie forme dell'attività umana, sociale. Abbiamo bisogno tutti di ripartire, perché il tempo che abbiamo vissuto ci ha segnati profondamente nel corpo, attraverso la crisi sanitaria, ma anche nell'animo, nello spirito, nella mente, attraverso le altre forme di crisi che sono seguite a quella sanitaria, quella sociale, quella economica e anche quella relazionale e affettiva. E allora chiediamo davvero, con tutto il cuore della nostra preghiera al Signore, che ci doni giorni di pace dopo i giorni della prova. E a San Giovanni chiediamogli, che è stato così vicino a Gesù da esserne parente secondo la carne e precursore secondo la fede, di ottenerci questa grazia. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, umilmente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
gloria immensa, Signore, Signore del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, gloria a Dio, Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore. Signore, Figlio unigenito, Gesù, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore. Perché tu solo il Salvatore, solo tu solo il Signore, solo tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore. Amen, amen, amen. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni il precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono state annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre sei tu. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
dal grembo di mia madre, sei tu il mio sostegno. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza, tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Dal grembo di mia madre, sei tu il mio sostegno. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. Dal grembo di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta dalle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto la mia parola sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. Testimonianza alla luce e preparare al Signore un popolo ben disposto. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aaron, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori
tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore il loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore. Santo dopo la Madonna ad avere anche la messa della vigilia, perché domani è la festa di San Giovanni, no? E questa sera, il 23 giugno, celebriamo la messa vespertina nella vigilia, cioè una messa a parte, diversa da quella di domani, che è la solennità, per dire quanta importanza aveva questo santo, ha avuto sempre nella vita della Chiesa. E pensate, negli altari delle chiese di epoca romanica, bizantina, di cui è rimasta poca traccia qui da noi, e gli unici santi che non dovevano mai mancare davanti all'altare, quella che viene chiamata l'iconostasi, cioè quello che noi oggi chiamiamo il presbiterio, anticamente era separato non solo da una balaustra, ma era da un muro, il quale era dipinto e c'erano sempre da un lato e dall'altro la Madonna e San Giovanni Battista, poi tutti gli altri santi, secondo l'ordine, il titolare di quella chiesa, il patrono della città o quelli più devoti, eccetera, eccetera. Però davanti alla porta d'ingresso all'altare c'erano sempre la Madonna e San Giovanni Battista, proprio ad indicare che il mistero dell'incarnazione di Cristo Signore è stato dovuto proprio a Maria Santissima, che lo ha concepito nel suo grembo virginale per opera dello Spirito Santo, e a Giovanni Battista, che lo ha indicato presente nel mondo. L'abbiamo sentito nell'orazione colletta con il termine di precursore, cioè colui che ha preparato la strada al Signore. E San Giovanni Battista è uno dei santi a cui sono dedicate la maggior parte delle chiese, delle cattedrali, dei santuari, delle località, anche qui da noi, quante località in ogni paese, no? San Giovanni, per esempio, quel fondo, quella particolare altura, oppure quella vecchia chiesa magari di una volta che è diroccata, insomma è uno dei santi più di... Pensate, la chiesa cattedrale di Roma, che è la sede del Vescovo di Roma, che è il Papa, San Giovanni in Laterano, è dedicata a San Giovanni Battista, poi anche a San Giovanni Evangelista e poi anche al Santissimo Salvatore. Quindi quella chiesa, che è la chiesa cattedrale del mondo, dove è la sede del Papa, a cui il nostro carissimo Don Biagio, e il vostro carissimo Don Biagio, sarà legato in modo particolare, adesso che a settembre, come sapete, inizierà gli studi nell'Accademia Pontificia e quindi sarà a servizio totale del Santo Padre, il Papa. Certo, adesso deve iniziare ancora gli studi e poi speriamo di Papa Francesco o di Papa chiunque verrà. Il Vescovo di Roma è sempre il Papa, indipendentemente dal nome della persona.
E quindi, caro Don Biagio, ricordati di San Giovanni Battista di Padua quando sarai a San Giovanni in Laterano, perché l'esperienza di questa parte del popolo di Dio ti aiuterà a rendere servizio a tutto il popolo di Dio sparso nel mondo attraverso il servizio al Santo Padre in quello che sarai chiamato nella tua prossima funzione e missione. Insomma, San Giovanni è uno dei santi più popolari. E allora ci sono molti tratti di San Giovanni Battista. E le scritture sono ricche della sua presenza. Vorrei sottolinearne soltanto tre piccoli aspetti, che poi non sono proprio piccoli, ma cercherò di farlo in modo molto breve. Meno male che stiamo fuori alla piazza, se no se stavamo dentro con il caldo si moriva. Però vi giuro che mi ha dato gli abiti più pesanti proprio per farmi fare penitenza. E mi ha detto: non essere una penitenza breve, deve essere lunga. Mi vuole tanto bene, eh? Tanto bene che forse mi vuole pure morto, vabbè, non lo so, ma speriamo di no. Scherzo, naturalmente. Il primo aspetto: San Giovanni è la voce. Tanto è vero che il Vangelo di Giovanni dice: voce di uno che grida, nel deserto preparate la strada al Signore. E Sant'Agostino, nella sua abilità di scrittore e fine ricercatore delle parole, dice: Giovanni è la voce di Cristo che è la parola. Cioè Giovanni è voce, ma la parola non è la sua. E dice Sant'Agostino, dice: quando noi dobbiamo parlare, la parola si forma prima nel pensiero, ma poi ha bisogno della voce per poter essere espressa, no? Quante mogli si desidererebbero ogni momento che il marito gli dicesse con la voce il pensiero unico: ti amo, ti amo, ti amo. E poi magari arriva l'anniversario, manco se ricordino. Dice: no, ma ce l'ho nel cuore. Sì, va bene, è il cuore, ma la voce perché ce l'hai? No? A volte si esprimono meglio quelli che non ce l'hanno la voce che quelli che ce l'hanno, perché magari sono banderuole. Ma la voce è importante nella misura in cui deve dire la parola. È la parola che è il contenuto della voce. E dice Sant'Agostino: Giovanni, nella sua grandezza, cosa fa? Diventa così piccolo e umile che diventa soltanto voce di una parola. Vi ricordate un altro passo del Vangelo, cosa dice Giovanni Battista? Quando gli chiedono: ma sei tu quello che stiamo aspettando o dobbiamo aspettare un altro? Cioè, sei tu il Messia o no? E Giovanni dice: io non sono il Messia, ma chi verrà dopo di me, al quale non sono degno nemmeno di sciogliere il legaccio dei sandali, egli vi battezzerà in spirito e fuoco. Quindi lui è voce, voce di una parola che è la parola di vita, che è Cristo. Vedete, essere voce non è facile. Già essere parola è difficile. I nostri antenati, per dire di una persona per bene, come lo definivano? Uomo di parola. Mi ricordo i miei nonni, quando alla televisione sentivano i nostri grandi rappresentanti, di pochissimi dicevano: questo è uomo di parola, non uomo di parole. Per dire le parole è facile, ma mantenere la parola è una cosa difficile. Quindi Giovanni Battista è voce della parola che viene da Dio. Ma bisogna avere la voce perché la parola possa essere ascoltata. Dice l'Apostolo Paolo: la fede nasce dall'ascolto. Ma se non c'è chi predica, come possono gli uomini ascoltare? E se non ascoltano, come possono credere? E se non credono, come possono salvarsi? È necessario avere la voce perché la parola sia udita. Certo, a volte la voce è flebile, altre volte è chiara ed è forte, a volte la voce è quasi silente, fino al punto da essere assente, è tremula, è indecisa, è imprecisa. Sapete, come quando c'è quel balbettio, no? Non so se vi succede anche nelle vostre case, davanti a un fatto importante che succede, molte volte non abbiamo la voce per dire quello che dobbiamo dire. Pensate ai genitori
quando i figli, o per una gioia grande o per un'amarezza altrettanto grande, si chiudono nel silenzio e non sono capaci nemmeno di parlare. A volte prima diceva, non tengo manco coraggio questa di casa. Perché a volte la voce non c'è, si perde. Perché la parola è troppo forte. Perché quella parola è troppo forte. E non c'è una voce. Allora, Giovanni Battista è stato sempre delineato come figura del ministero sacerdotale, anzi, del ministero pastorale, il parroco, il vescovo, cioè il sacerdote che ha una funzione di guida, è quasi a dire, vedi, devi imparare ad essere come Giovanni il Battista. Non sei tu la parola, ma sei la voce della parola di Dio. A volte quella voce deve essere sommessa, altre volte deve essere detta chiara e tonda. C'è oggi, diffusamente, nella mentalità moderna del nostro tempo, anche nella nostra Italia, ma nel mondo occidentale in genere, quello di voler ridurre al silenzio le voci delle parole che non si vogliono ascoltare. C'è persino la paura a sentire una voce diversa. Tanto è dominante il pensiero unico che voci diverse, si dice fuori dal coro, danno fastidio. Non c'è più la capacità di saper pensare, di saper parlare, di saper misurare quelli che sono i pensieri, le parole, i concetti, i ragionamenti, gli indirizzi, gli orientamenti e quindi anche quelli che sono poi i comportamenti. C'è un pensiero unico, tutto ci è detto di come essere deve essere fatto. Se volessimo la prova, beh, cari amici, questi quasi 2 anni, 1 anno e mezzo di Covid ce lo ha dimostrato chiaramente che siamo sotto il dominio del pensiero unico. Il mondo è sembrato tutto uguale, non soltanto nella, che poi non è proprio così uguale, vogliono farci credere che è uguale, ma poi scopriamo che non è proprio uguale. Mica in tutto il mondo hanno avuto le stesse opportunità, gli stessi presidi, gli stessi rimedi. No, vogliono farci credere che è tutto uguale. Quindi c'è la tendenza del pensiero unico dominante a voler zittire le voci del dissenso. E questo è un pericolo. È un pericolo grave. Per chi? Per quegli stessi che ci vogliono ridurre oggi al silenzio. È un pericolo grave. Perché oggi lo impongono a noi e domani qualcun altro lo imparrà a loro e così via. No, la voce non può essere mai tolta. Ecco perché l'Apostolo Paolo della parola di Dio dice non può essere mai incatenata. Sì, mi puoi chiudere la bocca, mi puoi imporre il non dire, ma quella parola si fa strada da sola. Mi colpisce come anche nelle nostre campagne che abbiamo voluto cementificare a tutti i costi, anche con la catrana, e vedete, anche nei paesi, no? Durante il lockdown si è visto dove non passavano le macchine, la natura che fa? Si riprende tutto. C'è una forza nella natura che tu, uomo, per quanto possa violentarla col cemento, con la modernità, con l'inquinamento, no, la natura si riprende tutto. E così è la parola di Dio, ha la sua forza intrinseca in se stessa, ha bisogno di una voce, ma quella parola rimane vera. E allora ricordate cosa fece Erode a Giovanni Battista? Perché Erodiade non voleva sentire la sua voce. Quando la richiamava e gli diceva, ma l'uomo che hai sposato non è tuo marito, hai fatto uccidere tuo marito per sposarne il fratello. Ed Erodiade gli dava fastidio quella voce. Oh, quante Erodiade ci sono oggi. E quanto prurito nelle orecchie hanno.
E cosa chiese Erode attraverso la figlia ingannevole? Perché direttamente non sono mai capace di chiedere, sempre attraverso altri, con il pretesto, con la lusinga, con, come dire, con l'adescamento, attraverso le forme varie. Cosa chiese? La testa del Battista. Ecco, oggi ci viene chiesto persino di consegnare su un vassoio d'argento la nostra testa, ma non possiamo abdicare al compito di essere voce di una parola che grida nel deserto, ma grida. E quello che oggi gli uomini non vogliono sentire, domani lo sentiranno ancora più chiaramente. Quando? Forse sarà troppo tardi, ma verrà il momento in cui quella parola ritornerà vera e ci saranno altre voci che la proclameranno, come è stato Giovanni e come sono stati tutti i santi da allora ad oggi e per tutto il tempo che verrà. C'è una seconda considerazione. Giovanni il Battista viene chiamato anche il precursore, potremmo dire l'apristrada, il battistrada, cioè colui che indica una presenza. Vedete, Giovanni non si arroga il diritto di dire: ah, sono arrivato io, mo sistemo tutto, senza di me non potreste fare nulla. No, Giovanni era umile, era uomo di terra, stava con i piedi per terra, sapeva che quello che deve venire non sono io, ma uno più grande di me, ed è Gesù, è il precursore di Cristo, è colui che prepara gli uomini a incontrare il Signore. Cosa deve fare un parroco, un sacerdote, un genitore, un catechista, un educatore, un responsabile nella guida degli uomini? Deve aiutarli, prepararli a incontrare la verità, a incontrare la vita. Vedete, è difficile oggi essere guide, è difficile oggi avere responsabilità diretta, è difficile per tutti e in tutti i tempi essere papà, essere mamma, essere parroco, essere sindaco, essere responsabile di qualunque gruppo, piccolo o grande che sia. E perché è difficile? Perché cosa è difficile? Preparare l'incontro con la verità. Molte volte pensiamo che bastiamo noi stessi. Se un papà dicesse a suo figlio: figlio mio, nella vita devi fare come me e basta, quel figlio arriverà il momento in cui gli dirà: papà, ma ce ne sono tanti migliori di te. Se una mamma dirà alla figlia, al figlio: senti bello mio, guarda che girerà il mondo in lungo e in largo, ma nessuno troverai come tuo amato io. Anche quando troverà moglie, quella parola le ricorderà che l'amore è vero, soltanto lei glielo poteva dare. Ma poi è vero? No, miei cari, non possiamo noi educare gli altri a noi stessi. Educare non vuol dire legare, educare non vuol dire stringere catene, educare vuol dire aprire libertà, educare vuol dire dare un senso alla vita. Ecco perché Giovanni è il precursore. Non sono io che battezzo col fuoco e con lo spirito, verrà dopo di me un altro, è il Cristo. E anche noi come educatori non dobbiamo educare a noi stessi, ma ha una verità. E perché è diventato difficile oggi educare? Perché non sappiamo più a quale verità orientare. Dal momento che siamo diventati noi stessi verità di noi. E capite che questo non potrà andare a lungo e a largo. È stato detto giustamente che in questo Covid i bambini, i ragazzi, i giovani sono quelli che hanno sofferto di più l'isolamento, il distanziamento. Poveretti, chiusi in casa tutto il giorno, davanti a un computer, non ce la facevano più, non ce la fanno più. L'emergenza educativa è esplosa, non perché non c'era prima del Covid, ma avevamo gli occhi chiusi, non volevamo guardare la realtà. Perché? Perché le giovani generazioni, che cosa le abbiamo educate?
come faccio io, come ho detto io, come sono io. Questo, miei cari, non è sufficiente, non basta. L'educazione non sarà mai vera se non ci decentriamo, se non sappiamo orientare a qualcosa di più grande di noi stessi. E siccome l'uomo di oggi non vuole riconoscere che c'è una verità più grande, allora non sa più educare. Giovanni ci insegna che lui non è la verità, Cristo è la verità. E infine l'ultima caratteristica, permettetemelo, è quello dell'amico. Giovanni viene definito essere l'amico dello sposo. Lo sposo è Cristo e la sua sposa è la Chiesa, siamo noi. Che bella l'immagine dell'amico. Quanto avremmo bisogno oggi di amicizia, quella vera, quella fraterna, l'amicizia dentro casa, che i fratelli e le sorelle non si guardino in cagnesco, non si arrovellino il cervello a chi è il migliore o a chi ha di più, ma che riscoprano l'amicizia dello stesso focolare, dell'affetto della stessa casa. Che ne abbiamo di questa vita, miei cari? Avremmo potuto costruire grattacieli, montagne, percorse, oceani attraversati, fare tutto l'impossibile, e se poi non ci rimane niente, l'affetto è quello che conta di più. Anzi, nell'amore le cose si riproducono di più e meglio. Senza l'amore si fanno le cose e si perdono ancora prima di averle concluse. Essere amici, l'amicizia sociale, l'abbiamo persa. Quella del buon vicinato, dove ci si aiutava l'un l'altro, forse nei piccoli paesi ancora è rimasta, grazie a Dio, questa sapienza antica, il sapersi aiutare. Non si può vivere uno di fronte all'altro, uno accanto all'altro, e non sapersi nemmeno come ci si chiama, e non salutarsi la mattina o la sera, e non soccorrersi nei momenti di difficoltà. Ci hanno commosso le scene alla televisione durante i lockdown, quelli che portavano il pranzo al vicino di casa. Ci hanno commosso e anche fatto ridere o sorridere vedere quelli che dai balconi si salutavano. Ah, finalmente avevano scoperto di avere un vicino che era umano come lui. Peccato che il giorno prima manco si conoscevano e forse fra qualche settimana ritorneranno a non conoscersi più. Giovanni è l'amico di Gesù. E cosa fa l'amico? Sa stare accanto e sa stare al lato. L'amico non prende il sopravvento, l'amico non si sostituisce, è l'amico dello sposo e come tale gli sta vicino, ma anche sa stare distante. Ecco l'amicizia sociale di cui abbiamo bisogno, una vicinanza non opprimente, un aiuto fraterno non sostitutivo, il prendersi cura degli altri e non il pretendere che gli altri facciano come vogliamo noi. Miei cari amici, San Giovanni Battista, ritenetevi fortunati ad avere questo protettore, è un santo che ci dà grandi insegnamenti. E Gesù, l'unico elogio che si trova nel Vangelo, lo fa proprio a Giovanni Battista. Dice: tra i nati di donna non ce n'è uno più grande di Giovanni Battista. E poi aggiunge: tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Che Giovanni Battista ci aiuti a diventare gli amici di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciate ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro, Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre Santo, la nostra preghiera, e per intercessione San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della Tua presenza, per essere trasformati dalla Tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu per la vita, per l'amore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accoglio, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna ha eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con la effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazia, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, ti mani, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno
di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Per ricevere l'Eucarestia ci metteremo su due fuochi, io mi metterò da questa parte e Don Stefano si metterà da quell'altra parte in corrispondenza del corridoio alla fine dei banchi, lo stesso anche qui, cerchiamo di farlo ordinatamente, chi è da questa metà viene da quella parte, chi è da quest'altra attingerà da quest'altra ancora. Se ci sono delle persone da raggiungere e sono impossibilitate ad avvicinarsi, basta fare un segno. Salvezza.
preghiamo. La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista: accompagni, Padre, il tuo popolo nutrito al banchetto eucaristico e ne ottenga la misericordia del tuo Figlio, da lui indicato come l'agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione vorrei ringraziare a nome di tutti il nostro caro Don Stefano, perché questa sera è riuscito davvero a illuminarci per questa festa. Ci hai dato una bella direzione, il centro, sempre. Metterci da parte come amici di Dio e soprattutto come voce di Dio. Magari ognuno di noi lo fosse davvero, però è bello insomma ascoltarlo, perché possiamo incoraggiarci ad esserlo. Quindi lo ringraziamo a nome di tutti quanti. Don Stefano, naturalmente, tra poco consegnerò anche da parte nostra, come facciamo sempre, la statuina della nostra Madonna Immacolata come dono, in modo che tu possa sempre ricordarti di questa comunità, ma tanto ti chiamiamo sempre, quindi ti ricorderai. Vorrei ringraziare il coro, sia per oggi sia per domani, che si sono insomma prodigati tanto, e grazie alla confraternita, al priore e alle consorelle anche, grazie all'apostolato della preghiera, l'amministrazione, grazie davvero. Vorrei ringraziare molto gli scout appena nati e anche il comitato feste, che si è prodigato tantissimo, anche i ragazzi che hanno lavorato molto. Vorrei soltanto ringraziare particolarmente Sergio Abate Russo, insieme a tutti i giovani, ad alcuni giovani del nostro oratorio, piccolo oratorio parrocchiale, che hanno realizzato questa mensa, questo altare qui. L'hanno realizzato loro, quindi davvero un ringraziamento sentito per questo dono gratuito che hanno sentito di fare. Davvero. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giovanni Battista e della Madonna Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Auguro una buona festa a tutti quanti voi. Che sia oggi o domani un giorno di letizia da vivere in famiglia e in tutta la comunità di Patù. E poi permettetemi di rivolgere un caro augurio fraterno a Don Biagio, che fino a primi di settembre deve stare qua, e poi dopo naturalmente deve iniziare questo percorso, questo cammino tutto nuovo per lui, ma pure per noi, perché è nuovo per lui, ma sarà anche nuovo per noi, perché è sempre un confratello che lo accompagniamo naturalmente per un servizio che deve rendere al Signore attraverso la Santa Chiesa. Buona festa a tutti. Thank you.
quando viene